La commissione prefettizia di Racalmuto convoca la stampa per spiegare il nuovo PRG e gli aumenti delle tariffe per il servizio di raccolta rifiuti. Il processo sulla trattativa Stato-mafia in corso a Milano depone il pentito Giovanni Brusca, assente il PM Di Matteo. Spunta l'ipotesi della mafia alleata ai pugliesi per eliminare il magistrato. Prosegue lo scontro a distanza su discariche e privati tra l'assessore Marino ed il numero 2 di Confindustria Sicilia Catanzaro. In audizione Marino parla di monopolio. Rigori fatali per i biancoazzurri che due volte in vantaggio si sono fatti raggiungere, a dimostrazione che il Pomigliano è squadra forte e tosta. Dopo aver eliminato il Savoia fa fuori anche l'Agragas. Bentrovati con una nuova edizione del TG98. La commissione prefettizia di Racalmuto convoca la stampa per spiegare il nuovo piano regolatore generale e gli aumenti delle tariffe per il servizio di raccolta rifiuti. Sergio Rizzo ha seguito per noi l'appuntamento, vediamo. Il piano regolatore generale e l'aumento delle tariffe per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti sono stati i temi principali della conferenza stampa convocata dai commissari straordinari del comune di Racalmuto, Maria Salerno, Enrico Galeani e Emilio Saverio Buda. I commissari, seduti attorno ad una tavola rotonda insieme ai dirigenti dei vari settori nella stanza dedicata al sindaco della città, non hanno nascosto la loro soddisfazione nell'avere sbloccato, dopo circa 28 anni, il PRG del comune. Il PRG, da domani 13 dicembre, sarà esposto pubblicamente per 30 giorni. Un lasso di tempo dove i cittadini potranno fare delle osservazioni che, se di rilevanza collettiva, verranno prese in considerazione da parte degli amministratori, i quali sono obbligati a rispondere ed eventualmente apportare le modifiche. Il PRG, accompagnato dalle osservazioni, opposizioni, controdeduzioni e delibere, verrà trasmesso all'Assessorato regionale Territorio e Ambiente per la sua definitiva approvazione. Un PRG, affermano i commissari, fatto da persone umane che possono anche errare, ma che i cittadini possono modificare presentando delle osservazioni, riferendosi anche alle polemiche sulla strada che abbatterebbe la chiesetta del Serrone e sul parcheggio di via Raffo. Sbloccato dopo circa 30 anni il PRG del comune di Racalmuto, da domani 13 dicembre i cittadini potranno fare le osservazioni. Siamo particolarmente orgogliosi di questo perché il comune di Racalmuto da oltre 30 anni aspettava il piano regolatore, noi l'abbiamo varato e siamo particolarmente contenti e felici di questo. Ovviamente dico che il piano regolatore è un atto umano, ovviamente molto probabilmente ci sono stati degli errori, delle imperfezioni, e noi chiediamo la collaborazione dei cittadini, aiutarci a fare sì che questo piano sia perfezionato, che lo renda aderente alle realtà dei cittadini. I cittadini hanno 30 giorni di tempo per presentare le osservazioni che il comune è obbligato a prendere in considerazione, a dire un sì o un dire un no. È un momento di collaborazione tra l'amministrazione e i cittadini per il bene della città. Invitiamo tutti quanti a starci vicini, a collaborare, a farci avere le loro osservazioni. Solamente attraverso questo modello il piano regolatore, che sicuramente, ripeto, come fatto umano potrà avere dei difetti, delle imperfezioni, delle cose che non vanno bene, potrà essere migliorato e essere il più possibile aderente alla realtà. E poi nella vita di perfetto c'è solo il Padre Eterno. Lei parla anche delle polemiche che ci sono state in questo periodo. Le polemiche sono semplicemente strumentali e un pochettino, diciamo, arte capziose. Penso che ci sia anche un po' di prossima campagna elettorale. Quanto riguarda le direttive di massima delle PRG, voi vi siete tenuti lontani? Noi ci siamo attenuti alle vecchie direttive, le abbiamo solamente adeguate non per quelle parti che non ho più rispondenti, dato che sono state emanate 30 anni fa, e rispondenti, ossia quelle della zona industriale e quelle che venivano cambiate in quanto la popolazione da 30 anni a questa parte è fortemente diminuita e non erano più adatte alla nuova realtà. Basta.
Sulle PRG ci sono state diverse polemiche, la strada che dovrebbe abbattere la chiesa del Serrone, ma anche un parcheggio in via Raffo. Voi dite che queste possono essere modificate e bastano delle osservazioni da parte dei cittadini? Assolutamente sì, il sistema amministrativo che porta poi all'approvazione del PRG, perché questa è solo l'adozione da parte dell'amministrazione proponente, e passa attraverso anche una collaborazione con i cittadini, quindi i cittadini dal giorno 13 di dicembre fino al 13 di gennaio potranno proporre tutte le osservazioni che intendono fare a tutela dei propri interessi sia privati come anche della collettività, e l'amministrazione ha il dovere successivamente di valutarle, di o approvarle o denegarle motivandole, e poi trasmetterà il tutto al CRU per l'ulteriore prosieguo che sarà un'ulteriore valutazione da parte degli organi regionali. Quindi è assolutamente pacifico che non c'è nessuna imposizione, e il PRG si basa proprio su un procedimento assolutamente democratico che porterà questo centro ad avere, speriamo presto, queste regole certe perché la comunità possa vivere in concordia e svilupparsi. Sull'altro tema, la TARSU, che con molta probabilità infuocherà gli animi dei cittadini con una tariffa che è stata portata per le abitazioni principali a 7,17 euro a metro quadro, che renderà le bollette più pesanti del 2012, e con un costo complessivo per il comune di 1.956.000 euro, aumentato di oltre 300.000 euro le previsioni di inizio anno. I commissari hanno dato la loro spiegazione. Anche quest'anno c'è stato l'aumento della TARSU, il costo complessivo è lievitato fino a 1.956.000 euro. Perché questo aumento? Noi ci rendiamo conto che l'importo in sé per sé è molto elevato, però bisogna anche fare un passo indietro e capire perché si è arrivato a questa cifra. Come abbiamo sempre detto, purtroppo ancora in comune ci sono dei dipendenti comunali che ufficialmente svolgono questa attività a supporto della raccolta della spazzatura, e purtroppo improvvide decisioni che sono state prese nel passato di assunzioni di personale che poi è stato fatto transitare al lato, ha comportato che a livello di carattere generale questi costi siano stati e tuttora vengano ad essere imputati al comune di Racalmuto. Il problema qual è? È che con il prossimo venir meno del lato, queste persone, tenuto conto degli accordi con i sindacati siglati in ambito regionale, queste persone verranno ad essere riaffidate al comune, e pertanto il comune purtroppo nei prossimi mesi o il prossimo anno si ritroverà a gestire altre decine e decine di persone in più. Questo comporterà purtroppo per i racalmutesi ulteriori aumenti della tariffa, in quanto sono dei costi fissi che andranno ad essere per forza di cose scaricate sui cittadini. Una novità positiva sulla tassa dei rifiuti: chi ha conferito la differenziata nel centro di raccolta avrà una riduzione nella bolletta. E per quanto riguarda l'anno 2013, visto e considerato che diciamo, il servizio è di gestione di competenza del comune stesso, abbiamo potuto con l'ultima rata di conguaglio effettuato delle riduzioni per coloro i quali hanno conferito i rifiuti, la differenziata in discarica, e quindi troveranno anche se comunque la tariffa è un pochino più aumentata, però avranno questa riduzione nell'ultima bolletta di conguaglio. Intanto il comune è entrato nella SRR Agrigento Est e si è costituito in aro insieme ai comuni di Castrofilippo e Grotte. Io colgo questa occasione innanzitutto per ringraziare anche i rappresentanti, il sindaco di Castrofilippo e di Grotte, che ci sono venuti a trovare e ci hanno proposto questa costituzione in aro, che noi abbiamo accolto con grande entusiasmo, perché oltre ad adempiere a una previsione anche di carattere normativo regionale che consente agli enti di costituirsi in aro, potrebbe, se ben sfruttata e ben motivata, consentire una maggiore
maggiore efficienza dei servizi e teoricamente una diminuzione del costo, perché in effetti l'associarsi fra enti per l'espletamento di questi servizi dovrebbe servire a diminuire, ad abbattere i costi e quindi a consentire una minore imposizione sui cittadini. È ricoverato nel reparto di rianimazione nell'ospedale civico di Palermo Giuseppe Lena, uno studente di 20 anni di Cammarata che è stato colto da un malore mentre si stava allenando al centro sportivo Body System di Palermo. Dall'attacco è emerso che ha un edema cerebrale, il giovane si è accasciato a terra durante le lezioni di arti marziali e stava eseguendo alcune tecniche di lotta di strada. La polizia ha avviato alcuni accertamenti. Era arrivato attorno alle 19, come faceva da un anno, racconta la titolare della palestra. Aveva mal di testa ed il maestro gli aveva consigliato di mettersi seduto e non fare attività per questa volta. Poi a metà della lezione si era ripreso e aveva deciso di provare a fare qualche esercizio. Da quell'esercizio Giuseppe non si è più alzato. Qualche amico avrebbe raccontato di un calcio che il giovane avrebbe ricevuto, ma per i titolari della palestra si sarebbe trattata di una dolorosa fatalità. Il processo sulla trattativa Stato-mafia in corso a Milano, la deposizione del collaboratore Giovanni Brusca che ripercorre gli anni di sangue. Assente il PM Di Matteo, spunta l'ipotesi di un attentato da fare presto al magistrato, un progetto ideato dalla mafia con la Sacra Corona unita. Vediamo i particolari in questo servizio. È amareggiato, chiuso nel suo ufficio. Nino Di Matteo è l'unico PM assente all'udienza del processo sulla trattativa Stato-mafia, a cui è andato anche il procuratore capo di Palermo, Francesco Messineo. La trasferta a Milano, dove da ieri mattina la seconda sezione della Corte d'Assise di Palermo sta ascoltando il pentito Giovanni Brusca, è considerata ad alto rischio per lui. Le esternazioni in carcere durante la socialità da parte di Totò Riina sono ritenute più che preoccupanti. A questo punto facciamolo presto, facciamolo grosso, ha detto il boss nel carcere milanese di Opera parlando con il mafioso pugliese della Sacra Corona Unita Alberto Lorusso. Parole accompagnate da gesti della mano, inviti ad accelerare, a far presto, gesti rilevati perché Riina è ascoltato dalle microspie ma anche ripreso da telecamere nascoste. Le sue considerazioni fanno pensare a un progetto comune tra le due organizzazioni siciliane e pugliese. Il mafioso corleonese è particolarmente esacerbato nei confronti di questo PM della trattativa, ne ripete spesso il cognome, Di Matteo. Nelle precedenti conversazioni aveva detto che mi sta facendo impazzire perché è accanito, insistente. Nell'ultima esprime invece le proprie valutazioni. Non se ne va, gli hanno rafforzato la scorta, a questo punto facciamolo. Per evitare rischi, visti i riferimenti alle udienze, era stata prospettata la possibilità di proporre un rinvio dell'udienza, ma il vertice della procura non ha voluto chiederlo alla Corte d'Assise che aveva già organizzato tutto. E così alla fine a Milano è andato il pool al completo, guidato da Messineo. Prima dell'inizio dell'audizione di Brusca, una piccola folla di milanesi ha manifestato a sostegno dei magistrati di Palermo. Lo stesso capo della DDA getta acqua sul fuoco, esclude che a sconsigliare la trasferta di Matteo sia stato il Viminale, che comunque è stato informato ufficialmente d'urgenza domenica, proprio da Messineo e dal capo della procura di Caltanissetta, Sergio Lari, delle esternazioni di Riina risalenti a metà novembre, ma ascoltate. Trascritte la settimana scorsa. Coperto dal solito paravento e circondato da una decina di agenti del GOM, l'ex boss di San Giuseppe Jato, Giovanni Brusca, interrogato nella doppia veste di imputato e testimone al processo sulla presunta trattativa Stato-mafia, ha ripercorso la sua carriera criminale prima di affrontare i temi caldi. Come quello della riunione in cui Riina comunicò la decisione di ammazzare tutti, politici colpevoli per Cosa Nostra di non avere garantito i clan, una lista lunga che comincia con Salvo Lima e prosegue con Calogero Mannino, Carlo Vizzini, Claudio Martelli e nemici di sempre come Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. E nel 1992, dice ancora, pensammo di colpire Piero Grasso. Il primo a cadere è Lima.
È il delitto che inaugura la strategia stragista, perché, spiega Brusca, si vociferava delle aspirazioni di Andreotti alla presidenza della Repubblica e noi sapevamo che con quell'omicidio avremmo condizionato quella vicenda. Anche l'eccidio di Capaci, secondo il collaboratore di giustizia, ebbe la finalità di influire sulla nomina del capo dello Stato. Fu accelerata per questo, spiega, confermando però che Falcone era il nemico numero uno di Riina, che da tempo aveva deciso di eliminarlo. Incalzato dall'aggiunto Vittorio Teresi, che gli ricorda il travagliato iter della sua collaborazione, il pentito confessa di essere stato spinto a dire tutto quel che sapeva da un incontro con la sorella del giudice Borsellino, Rita, che gli chiese di conoscere la verità sulla morte del magistrato. Poi è la volta della storia del papello. Circa 20 giorni dopo l'attentato a Giovanni Falcone, racconta Totò Riina, mi disse: si sono fatti sotto, mi hanno chiesto cosa vogliamo per finirla e io gli ho consegnato un papello così. Era contentissimo. Non mi disse a chi aveva dato il papello, ma mi fece capire che alla fine era andata a finire all'ex ministro Mancino. Ma l'ultimatum del boss di Corleone sarebbe stato considerato eccessivo dalla controparte e la trattativa si sarebbe interrotta. Proprio per riprenderla, Riina avrebbe deciso di dare un altro colpetto con le stragi del 93. Non ci fu alcun abuso di ufficio, né un falso in atto pubblico, una testimonianza mendace. Il giudice dell'udienza preliminare, Ottavio Mosti, al termine del processo che si è celebrato con il rito abbreviato, ha assolto con varie formule il dirigente dell'ufficio tecnico del comune di Porto Empedocle, Luigi Gaglio, l'imprenditore Pasquale Patti, di 50 anni, all'epoca dei fatti amministratore del ristorante Villa Romana, e l'impiegato comunale Giovanni Butera, di 66 anni. La vicenda giudiziaria ruota attorno alla realizzazione di una dépendance del locale che, secondo l'accusa, sarebbe stata realizzata in maniera abusiva. Preso con 30 grammi di droga, finisce a processo con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il giudice dell'udienza preliminare, Stefano Zammuto, al termine del processo che si è celebrato con il rito abbreviato, lo assolve e scrive nelle motivazioni contestuali che non ci sono elementi dai quali desumere in maniera certa che l'hashish fosse destinato allo spaccio e non al semplice consumo personale. Assolto dunque perché il fatto non sussiste, l'agrigentino Salvatore Zambuto, di 56 anni, più volte coinvolto in inchieste di droga. Prosegue lo scontro a distanza tra l'assessore regionale all'energia Nicolo Marino e il vice presidente di Confindustria Sicilia Giuseppe Catanzaro. L'assessore in audizione parla di monopolio. Vediamo il servizio. Entro dicembre saranno bandite 3 gare per altrettante discariche pubbliche a Messina, Enna e Gela. Lo ha annunciato l'assessore Nicolo Marino al termine della sua audizione ieri in commissione antimafia. Attualmente in Sicilia le discariche pubbliche sono quasi completamente esaurite. Il conferimento avviene nelle 4 discariche gestite da privati. Abbiamo un oligopolio delle discariche private, dice l'assessore, in alcune zone addirittura un monopolio. Il riferimento è all'impianto di Siculiana, sul quale nei giorni scorsi c'è stato un aspro scontro fra Marino e il vicepresidente di Confindustria Sicilia, Giuseppe Catanzaro. L'imprenditore che ha querelato Marino ha sempre ricordato che i prezzi praticati dalla discarica di Siculiana, di cui è titolare, sono i più bassi, garantendo i minori costi ai comuni e che l'impianto ha tutti i requisiti richiesti dalle prefetture. Se si è arrivati a questa situazione, ribadisce Marino, è chiaro che ci sono delle responsabilità della pubblica amministrazione che ha favorito i privati, volontariamente o involontariamente, è da chiarire. Nel corso dell'audizione si è fatto particolare riferimento agli ultimi 5 anni, ma restano aspetti da approfondire, rimandati ad una successiva seduta. Stiamo verificando la validità degli atti, conclude Marino, e abbiamo chiesto al governo una proroga dello stato d'emergenza.
Brucia carcassa di auto all'interno dello sfasciacarrozze lungo la strada provinciale Racalmuto Grotte all'altezza di Contrada Padre Eterno. Sul posto, quando mancavano 20 minuti all'una, sono accorsi i vigili del fuoco del distaccamento di Canicattì che hanno spento in un'ora e mezza circa l'incendio, un rogo che rischiava di estendersi. La polizia stradale di Agrigento, nottetempo intorno alle ore 2 lungo la strada statale 115 nei pressi del bivio per Siculiana Marina, sul viadotto Canne ha salvato in tempo un ristoratore agrigentino LG, le iniziali del nome, di 34 anni, intenzionato a suicidarsi lanciandosi giù dal ponte nonostante la moglie IG di 30 anni tentasse di trattenerlo invocando aiuto. La coppia, che versa in gravi crisi economiche, è stata tranquillizzata e poi affidata ai familiari giunti sul posto. Deviazione di acque, usurpazione di terreno di proprietà demaniale, costruzione abusiva. Questi i reati ipotizzati dai carabinieri della Polizia Municipale di Vivona nei confronti di un pensionato del posto. Ricevuta la segnalazione, i militari dell'Arma con il concorso dei vigili urbani si sono recati in Contrada Mendolille, dove hanno constatato sotto un ponte in area di proprietà demaniale la presenza di opere murarie che hanno consentito di ricavare una cucina in un adiacente terreno di proprietà privata, un canile ed un servizio igienico. Il tutto è stato sottoposto a sequestro dal personale operante, mentre il pensionato, individuato quale autore delle opere abusive, è stato segnalato a piede libero alla competente autorità giudiziaria. Sarebbe stato sorpreso a cacciare su Monte Cammarata, poco lontano dal primo rifugio. L'uomo si trovava in una zona dove è preclusa ogni attività venatoria, in quanto compresa all'interno dell'omonima riserva naturale, ricadente nel sito di importanza comunitaria. A sorprenderlo e a denunciarlo alla procura sono stati gli uomini del distaccamento forestale di Cammarata, agli ordini del commissario Arcieri. Sono giunti a Lampedusa, sulle motovedette della Guardia Costiera, i 45 migranti, tra cui sei donne soccorse ieri a 120 miglia a sud dell'isola. I profughi sono stati prima soccorsi dal rimorchiatore Gagliardo. E adesso qualche minuto di pubblicità, tra poco. Anche all'Assemblea siciliana i parlamentari riceveranno un'indennità pari ad 11.000 euro lordi, come prevede il decreto Monti, già applicata nei consigli delle altre regioni del Paese. I tagli sono stati approvati dall'ARS nell'ambito del DDL sulla Spending Review. Finora ogni deputato regionale ha incassato circa 18.000 euro lordi. La riduzione di quasi 7.000 euro lordi al mese per il presidente dell'ARS, governatore della regione e presidenti di commissioni è previsto un extra fino ad un massimo di 2.700 euro al mese. Riduzione anche per gli assessori tecnici, l'indennità passa da circa 10.000 euro netti ad 11.100 euro lordi. Nel testo però non c'è alcun riferimento esplicito al decreto Monti come chiesto dai grillini. Il commissario dello Stato ha impugnato due norme del DDL sull'editoria approvato nei giorni scorsi dall'ARS. Il provvedimento del prefetto Carmelo Aronica di fatto riduce l'impatto della legge, riducendone gli effetti solo al 2013 circa 600.000 euro e cancellando le previsioni di spesa pari a 15 milioni di euro a valere però su fondi comunitari per il 2014. L'altra norma cassata prevedeva la pubblicazione dei bandi di gara pubblici a scelta della stazione appaltante su due quotidiani a diffusione nazionale e su due quotidiani a maggiore diffusione locale del luogo ove si eseguono i lavori e su un periodico a diffusione regionale. L'eurodeputato Salvatore Iacolino, su audizione del presidente della BCE Mario Draghi al Parlamento europeo e protesta dei forconi. Seguiamo l'intervento. Draghi annuncia di voler confermare nella buona sostanza gli orientamenti fin qui espressi dalla Banca Centrale Europea e a Strasburgo dice che manterrà fermi i tassi di interesse, che in vero sono estremamente bassi, per alimentare i consumi e garantire un accesso semplificato al credito da parte di piccole e medie imprese, cittadini e famiglie.
Tutto questo è utile in un momento nel quale anche alcuni progetti importanti come Horizon 2020 vengono lanciati dall'Unione Europea, riguarderanno la ricerca, l'innovazione, l'agricoltura, le aree sostenibili con risorse concrete anche nei confronti dei giovani, e le relative misure operative sono già state avviate per il 2014. Ma nello stesso tempo in Italia monta la protesta dei forconi, un disagio sociale evidente, un'inquietudine che certamente deve essere ascoltata e valutata nella giusta direzione. Tutto questo impone un governo meno timido e certamente meno impacciato di quanto fin qui non sia stato, un governo che è passato dalle larghissime intese a intese veramente modeste e che deve riformare il fisco, riformare la giustizia, riformare l'accesso al credito e nel contempo modernizzare la pubblica amministrazione. Per fare tutto questo è necessario che il Parlamento lo incalzi e si crei un raccordo forte e un dialogo istituzionale assolutamente importante. Questo mentre incombe il 2014, e noi confidiamo che la prossima concreta attività del governo sia veramente quella dei fatti dopo una serie di annunci fin qui caduti a vuoto. 13 randagi avvelenati in circa 15 giorni accade in Contrada San Vincenzo ad Aragona. La denuncia è stata fatta con tanto di fotografie degli animali senza vita su Facebook da un residente del luogo. Il sindaco della città, Salvatore Parello, ieri pomeriggio ha ammesso di non saperne nulla, di non essere stato minimamente informato della moria di animali né dai cittadini né dalle associazioni. Il capogruppo del Movimento per le Autonomie al Consiglio Comunale di Agrigento, Alfonso Vassallo, si è rivolto al dirigente comunale di settore ed ha chiesto l'accesso agli atti al fine di conoscere lo schema della planimetria volumetrica degli edifici previsti nelle linee guida per l'attuazione delle prescrizioni esecutive al piano regolatore generale del Comune di Agrigento. Alfonso Vassallo spiega: ho la vaga impressione che si stia perdendo la bussola. L'amministrazione Zambuto, come accade ormai per gli altri indirizzi politici, anche in questo caso sul fronte PRG, è in viaggio su una rotta destinata ad aprire al termine della traversata pesanti falle. Quello della volumetria non è un problema irrilevante, ma una sua specifica incidenza rispetto alla pianificazione del nostro territorio. Orientare ed indirizzare gli agrigentini verso le aree di nuova espansione a scapito del centro storico, come credo sia nelle intenzioni del sindaco, sarebbe una scelta sotto tutti i punti di vista ingiustificata, immotivata e scellerata. Il Comune di Agrigento ha ottenuto dal Ministero della Pubblica Istruzione e dell'Ambiente un finanziamento di 750.000 euro per 4 scuole comunali al fine di opere di recupero, sicurezza, consolidamento ed abbattimento delle barriere architettoniche. Sono in corso di predisposizione i progetti esecutivi. Il sindaco Zambuto annuncia che gli interventi saranno compiuti nelle scuole di Agrigento Centro, la Quasimodo di Villa Seta, la Castagnolo e la scuola Anna Frank. Si è conclusa la festa dell'albero presso il plesso Garibaldi dell'Istituto Comprensivo Agrigento Centro. La dirigente scolastica Anna Cassaro, insieme al corpo docente, ha voluto rinnovare per il secondo anno l'adesione alla campagna nazionale di Legambiente. Abbiamo delle interviste, vediamo. Giornate di festa come quella di oggi, in cui si rimane piacevolmente travolti dall'entusiasmo e dalla operosità dei giovani, dai più piccoli ai più grandi, sono giornate come queste che permettono di credere fortemente che il cambiamento è in atto. È stato stimolante, interessante poter riflettere insieme a loro attraverso giochi, attraverso video, attraverso anche elaborati grafici realizzati da loro sull'importanza del ruolo dell'albero per la nostra vita. E in particolare a questa festa c'è stata una classe della scuola media che ha voluto dare un significato ancora più forte, ovvero quello di operare una scelta sostenibile. Considerato il periodo natalizio, ha realizzato un albero di Natale con materiale di scarto, quindi ridando vita a oggetti di rifiuto quali cartone, quali bottiglie di plastica, bicchieri e altro.
perché nell'ambito della festa dell'albero, sì, in queste giornate è facile poter mettere a dimora delle nuove piantine, perché appunto piantare un albero non è difficile, il difficile è curarlo e farlo crescere. E oggi come oggi la chiave per il loro futuro è sicuramente scegliere uno stile di vita sostenibile. Questa mattina siamo nel plesso Garibaldi, nel quale si svolge la manifestazione consueta che ogni anno questo plesso organizza con la collaborazione di Lega Ambiente. Sono stati coinvolti, stanno per essere coinvolti, mentre noi parliamo, i bambini di scuola dell'infanzia e tutte le classi della scuola primaria in questa, diciamo, iniziativa che coinvolge appunto l'alunno in esperienze concrete di appunto piantumazione di piccole piante, giochi ovviamente, conversazioni utili appunto alla creazione di questa mentalità, di questo costume, di queste buone abitudini che consentono poi al futuro cittadino di mantenere intatto l'ambiente che ci circonda, perché appunto i bambini vengono educati a concepire la propria esistenza in relazione al mondo che ci circonda, con cui devono avere un rapporto, diciamo, di positivo e non di utilizzo e di, come vediamo oggi, di distruzione del territorio. La Camera Civile, con l'adesione della sottosezione di Agrigento dell'Associazione Magistrati, ha organizzato una giornata di studio intitolata L'impegno delle toghe. Si tratta di una convention accredita al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, che si svolgerà sabato alle ore 9:30 alla Biblioteca Museo Regionale Luigi Pirandello in Via Emera. Interverranno l'architetto Enzo Caruso, gli avvocati Nino Gazziano, Alfredo Galasso, Francesco Greco, Giuseppe Miceli e Francesco Provenzano. Domenica 15 dicembre l'ASD MTB Insieme è più bello, affiliata ACLI, organizza la manifestazione sportiva ad Agrigento in bici sotto l'albero Insieme più bello, finalizzata alla raccolta di beni da devolvere in beneficenza. L'iniziativa consiste in una passeggiata in bicicletta nel centro storico della città, con visita guidata dei suoi monumenti più significativi. La partenza è prevista alle ore 9 da Porta di Ponte, dove sarà posizionato un gazebo per la raccolta dei doni da destinare alla ludoteca multietnica Alveare, che si occupa di bambini dai 4 agli 8 anni, alcuni dei quali anche immigrati, prevalentemente appartenenti a famiglie con grandi difficoltà di carattere economico. Gli editori e il direttore, la redazione di Studio 98, sono vicini al dolore della famiglia di Libertino Sorce, editore di Sicilia TV, per la grave perdita del genero Lino Palumbo. E adesso seconda ed ultima pausa pubblicitaria, tra poco. E adesso la pagina sportiva. In Coppa Italia rigori fatali per l'Agragas contro il Pomigliano. Per ben due volte in vantaggio i biancazzurri non hanno saputo amministrare il risultato, raggiunti per ben due volte sul pari dai campani. La lotteria dei rigori si è rivelata beffarda, con il Pomigliano ad avere la meglio. Dopo il Savoia il Pomigliano fa fuori anche l'Agragas, accedendo alle semifinali. E domenica a Torre Cuso, contro una tra le formazioni più in forma del torneo, vera rivelazione di questa prima parte del torneo, l'Agragas cercherà il successo per non perdere il contatto con il Savoia. Vediamo gli highlights dell'incontro di Coppa di ieri. Stadio Seneto per la Coppa Italia di Serie D, si affrontano l'Agragas ed il Pomigliano. Nassi di testa, cerca Saraniti, lo trova, l'Agragas in avanti, c'è Paladino che cerca di mettere sul secondo palo, il colpo di testa ancora, la rovesciata di Saraniti. Va a recuperare la palla Fontana, l'appoggio su Savonarola, ancora un tentativo e la palla praticamente è tolta dall'incrocio e poi il gol, no, annullato. Palla in mezzo,
c'è il colpo di testa dei difensori, poi è Astarita che va a colpire, si può giocare, e la rete di Nassi! La rete di Nassi! Ha eluso il fuorigioco! Ha eluso il fuorigioco Nassi! 1-0 per l'Akragas! La battuta, la palla, la respinta con i pugni di Zelletta. Romano, attenzione, incursione offensiva del Pomigliano, ancora un tentativo con il portiere dell'Akragas che non esce e il Pomigliano segna il gol del pari. E si lotta tra i due numeri 8, un pallone gestito da De Rosa. Secondo tempo partito in questo istante, il colpo di testa di Festa. E Astarita che entra in aria, Astarita mette in mezzo, c'è un pallone ancora, Akragas alla rete, Parisi, Parisi, Akragas nuovamente in vantaggio al 7° minuto. C'è un tocco di Assenzio su Saraniti, ancora lo scambio con Saraniti, è Assenzio che tocca la palla. Pomigliano in avanti, attenzione, non bisogna far tirare da quelle parti. Costa non raggiunge la palla. Candrina allo spazio per il cross, ancora Candrina può venire avanti, palla sul secondo palo e c'è la rete, c'è la rete del Pomigliano. Ha segnato il Pomigliano, 2-2 al termine dei minuti regolamentari, dei 90 minuti regolamentari, si va ai calci di rigore. La corsa di Savanarola, l'arbitro annota sul taccuino, il fischio, la corsa, Savanarola fuori, il fischio dell'arbitro, la corsa del numero 11, è il gol. Palo. Sempre 1-0, ma l'Akragas ha calciato due tiri dagli 11 metri. Il gol 2-0, il fischio dell'arbitro, la corsa, Parisi, la rete. La parata. Il fischio dell'arbitro, la corsa di Saraniti, la battuta e la rete. La rete. Il fischio dell'arbitro, la corsa, il tiro e la parata. Il Pomigliano va in semifinale. Dopo i calci di rigore il Pomigliano va in semifinale. L'Akragas è fuori. E ieri tra la Serie D e la prima categoria si sono giocati diversi recuperi. In Serie D il Rende ha battuto per 1-0 il Città di Messina. In Eccellenza il Mazzara in rimonta vince il Gaeta di Enna contro il San Sebastiano, mettendo a segno il terzo successo consecutivo che permette alla formazione di Totò Bruculeri di salire in classifica a quota 17 punti. È successo di tutto con il Mazzara nel primo tempo che fallisce un rigore con Palazzo. Poi nella ripresa il vantaggio della formazione di Calascibetta con Saraceno. Ma nei minuti finali il Mazzara perviene al pareggio con Palazzo e al gol vittoria con Calandrino, inguaiando sempre più in fondo alla classifica il San Sebastiano. In promozione subito Peppe Bennardo al debutto con la maglia dell'Aragona, e proprio l'ex bomber della Profavara 90 al 90° sul calcio di rigore a regalare i tre punti alla formazione di Comito sull'Aquito San Michelese. L'Aragona si era portata in vantaggio con Peppe Cusumano, poi il pari degli ospiti sull'unica azione prodotta con Guarino.
Sempre per la promozione è stata recuperata la gara tra Sciacca e Canicattì, terminata 1-1. Nero-verdi per primi in vantaggio con Agate nel primo tempo, si fanno raggiungere della ripresa da giusto. In prima categoria 3 le partite recuperate. Il Caster Termini cala un poker di reti all'Atletico Corleone e balza in testa alla classifica con 26 punti, ancora una gara da recuperare contro il Siculiana. Il Real Unione ritorna al successo piegando il Caccamo per 2-0, vittoria esterna per 3-1 del Roccapalumba nel derby contro il Città di Giuliano. Bene, questa era l'ultima notizia, vi ricordo come sempre le nostre previsioni al termine del TG. Grazie per averci seguito e arrivederci alla prossima edizione. Bentornati da Paolo Corazzone a questo aggiornamento delle previsioni di Trebi Meteo per la giornata di venerdì. In realtà cambia ben poco, ancora regime anticiclonico, quindi alta pressione sul nostro paese, condizioni meteo buone, anche se per la verità rispetto agli ultimi giorni troveremo qualche nuvola in più sull'Alto Tirreno e sul Basso Adriatico. Per il resto nebbie ancora protagoniste, come tra poco vi mostrerò. Ma andiamo a vedere le temperature, valori minimi tutto sommato non così bassi, guardate anche al nord difficilmente scendiamo al di sotto dello zero, bisogna salire sulle zone montuose per trovare valori negativi, per il resto quindi dicevamo temperature non eccessivamente basse e anche le massime diurne, tolte le zone dove la nebbia sarà più persistente, quindi la pianura padana, raggiungeremo valori più che gradevoli con punte anche vicine ai 15 gradi. Ma ora entriamo nel dettaglio, dicevamo situazione meteo tranquilla, qualche nuvola in più rispetto agli ultimi giorni in Liguria, specie sul Levante Ligure, per il resto nebbia in pianura padana, in alcuni casi queste nebbie, soprattutto sulla bassa, potrebbero insistere anche nelle ore centrali del giorno. Nell'Italia centrale condizioni meteo buone un po' dappertutto, solo in Toscana un po' per la nebbia, un po' per qualche nuvola il cielo risulterà un po' più grigio, ma per il resto ripeto situazione tranquilla e al sud tempo buono, ritroveremo qualche addensamento in più solo sulla medio-bassa Puglia, per il resto cielo sereno, poco nuvoloso dappertutto. Con questo è tutto, aggiornamenti in tempo reale anche su Facebook, Twitter e Google+, la voce Trebi Meteo.